Oggi un torrone scoppiettante! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina scoppiettante. Che bello, sono più alta di te. Oggi una non ricetta, diciamo così. Abbiamo provato la macchina dei popcorn assieme, ho visto che vi è piaciuta tantissimo, sono stata contenta. Una persona ci ha tenuto a dirmi che i popcorn fanno ingrassare, quindi mettiamolo qui tra le avvertenze. Veramente. Per chi non lo sapeva, per quell'individuo al mondo che non sapesse che i popcorn mangiati in misura eccessiva fanno ingrassare, come tutti gli alimenti. Me lo lasciamo qui bello in evidenza come avviso. Brava. Detto ciò, sono polemico, il dente è avvelenato perché in questi ultimi giorni a commenti c'è qualcuno che sta superando se stesso, però vabbè, ci sta, è nel gioco. Siamo e amici, noi giochiamo infatti, noi giochiamo tantissimo. E allora, cosa dire, adesso vi faccio vedere come utilizzo i popcorn per non mangiarli tutti in una volta. Ma solo per quello, i popcorn per non mangiare. No, vi faccio vedere come utilizzo i popcorn per una ricetta divertente che io, per esempio, preparo quando, per esempio, aspetto qualche bimbo, qualche compagnetto di Enzo, faccio queste merendine. Non aspetti qualcun altro? Anche per stranocchiarlo noi. Il torrone di popcorn. Bravo. L'avete mai provato? No? E allora andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per il nostro torrone di popcorn, buonissimo. 100 g di zucchero e 80 g di mais da far scoppiettare. Mezzo cucchiaino di sale per condire il popcorn e poi solo successivamente, non fa parte della ricetta, ma è semplicemente un antiaderente, dell'olio di semi, quello che ci servirà per ungere due fogli di carta forno, ma lo vedremo in seguito. Per ungere. Come prima cosa facciamo il popcorn, quindi spostiamoci vicino alla nostra macchina del popcorn per fare scoppiettare questo mais. Vedrete quanto popcorn verrà con soltanto 80 grammi, che sono due misurini. Se non avete la macchina del popcorn, non vi preoccupate, potete usare anche il popcorn industriale oppure quello per microonde, che è un pochettino più condito ma viene buono lo stesso. E allora andiamo a fare il popcorn. Ingredienti dopo aver fatto scoppiettare il tutto. A questo punto versiamo il sale sui nostri popcorn e con le mani, ragazzi, con le mani pulite, diamo una bella rimestata. Mangiati non da te. Adesso mettiamo 100 g di zucchero in una padella a sponde alte, io userò una sorta di wok, e ci spostiamo su un fuoco dolce. Ho messo per adesso il fuoco ad alta temperatura, non appena comincia a fondere lo zucchero comincerò ad abbassare la fiamma al minimo. Se avete un cucchiaino di miele potete anche aggiungerlo, renderà il vostro caramello ancora più buono e ancora più croccante. Io non ce l'ho in casa quindi non lo aggiungo, non fa nulla. Andiamo così a far sciogliere lo zucchero. Con un po' d'olio di semi e un pennellino spennelliamo ben bene la carta forno in modo che quando verseremo il torrone questo non vi rimanga appiccicato ma si possa poi togliere agevolmente. E quando il caramello è tutto sciolto versiamo dentro una valanga di popcorn col sale e facciamo ben prendere tutti i popcorn dal caramello. A questo punto spostiamoci sulla carta forno che avevamo precedentemente unto, versiamo il nostro preparato, quindi prendiamo un altro foglio di carta forno
e senza ustionarci. Possiamo aiutarci anche con un mattarello. Schiacciamo il nostro bel torrone. A questo punto. Ah, lo stai porzionando? Certo. Delizioso. Importante. Non ve l'ho detto. Non fate bruciare il caramello, perché sennò vi diventa amaro. Quindi tenete sempre sotto controllo, cioè non fate andare il caramello per troppo tempo, tenetelo sempre abbastanza controllato, ecco. Finisco di tagliare e ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Bene, avete visto com'è semplice questa ricetta e soprattutto leggera, veramente priva di grassi, priva di calorie, giusto? Priva di grassi è. Hai visto? Ha tanti carboidrati e tanti zuccheri. Tanti zuccheri. Quindi fa ingrassare se mangiate in quantità industriale, soprattutto dipende da quello che ci avete mangiato brava. Prima e dopo. Molto brava. Bene, allora. Bene, quindi mi raccomando, preparate questa ricetta molto semplice, mi raccomando, attenzione al caramello, non fatelo bruciare. E soprattutto non Brava. Bruciatevi voi col caramello, Brava. Ragazzi, perché è ustionante, ma ustionante che vi fa i buchi, quindi state Brava. Attenti. Quindi noi vi salutiamo, ci vediamo sempre qui per una prossima ricetta, mi raccomando condividete il video. Che e soprattutto continuate a commentare numerosi, perché a noi diverte un sacco rispondere. No, a noi diverte un sacco rispondere ai vostri commenti, perché ci sembra di essere lì con voi, ma anche i commenti più fastidiosi a noi diverte, sta cominciando sì, a divertire. Ci diverte parlarli. Bene, ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao.